Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video continueremo a stare su LSPDFR. In questo episodio, ragazzi, facciamo parte di una squadra di protezione privata per delle celebrità, dei personaggi molto famosi, personaggi del governo, per tante di queste cose. Oggi avremo l'occasione di incontrare molti personaggi pubblici di tutti i tipi, di tutti i generi. Oggi, come vedete, abbiamo la nostra uniforme, abbiamo ovviamente l'auricolare per parlare naturalmente con le altre volanti, perché effettivamente siamo delle volanti, siamo degli agenti, abbiamo pistola, tesserino, tutto quanto, e l'auto. Vedete, quella che utilizzeremo oggi è questa BMW X-Drive. Dovrebbe essere una 540i. Ok, 540i c'è scritto lì, neanche me ne sono accorto. Vedete che abbiamo una striscia LED dietro che quando utilizziamo le sirene potremmo utilizzare scrivendo polizia o quello che è. E poi naturalmente possiamo usare tutti i lampeggianti, che adesso vi faccio vedere che era una roba veramente bellissima, per quando dobbiamo trasportare in un convoglio delle persone, questi personaggi di cui vi sto parlando. Quindi saliamo a bordo dell'auto un attimo, vi faccio vedere come guardate qua che bello, alternati bianchi e azzurri, molto molto bello. Ma c'è un'altra auto oggi che utilizzeremo, che è la principale in realtà, quella proprio del presidente, e di tutte le persone famose utilizzeranno quella, che è una specie di limousine un po' più lunga, non mi ricordo di che cos'è, credo sia una Mercedes, no è un Audi, mi pare sia un Audi A8 che viene utilizzata appunto effettivamente nella realtà, e oggi la utilizzeranno proprio con noi. Direi che possiamo dire che siamo operativi, ragazzi, e a questo punto possiamo così ricevere le chiamate e vedere dove siamo richiesti appunto per fare da scorta a questi personaggi. Quindi vediamo se c'è qualcosa. Ok, sì, c'è una chiamata per protezione dal Courts Center alla Maze Bank. Non so esattamente che cos'è il Courts Center, che non ricordo, mettiamo la freccia a destra. Ok, vediamo se c'è qualcosa. No, abbiamo naturalmente il computer della polizia, come avete visto è arrivato un attimo prima, perché quando metto la freccia a destra purtroppo mi sa, no questa volta no, ma a volte succede che si apre il computer della polizia, e lì naturalmente possiamo cercare, come se fossimo un agente appunto, tutte le informazioni su tutte le persone, su tutte le targhe, tutto quello che vogliamo. Quindi abbiamo veramente a disposizione tutto ciò che ci può essere utile per salvaguardare la vita di questi personaggi, perché non è, ragazzi, il solito, non lo so, un VIP, non è che portiamo tipo Sfera e Basta, portiamo, nulla da togliere a Sfera e Basta, nel senso, portiamo tipo, non lo so, Mattarella, detti uno, perché tecnicamente so che dovrebbe esserci lui oggi, ma dovremmo anche portarne di altri, CEO di grandi banche, cose del genere, insomma, gente che potrebbe essere un po' in pericolo, ma non dai fan, magari un po' in pericolo da altre cose ancora. Attenzione che c'è questa Aston Martin qua che ci sta praticamente fermando la strada, e vediamo di sorpassarla magari, perché se siamo richiesti in un certo orario, in un certo tempo, sarebbe abbastanza importante, insomma, arrivarci nel più breve tempo possibile, ecco. Quindi dobbiamo stare attenti, abbiamo il giubbotto antiproiettile e l'arma carica pronta, perché effettivamente possiamo aspettarci degli agguati per qualche motivo. C'è un rischio naturalmente, perché alcuni di questi personaggi sono controversi e magari molte persone li vogliono morti, quindi dobbiamo veramente stare molto molto attenti. Ma comunque, ragazzi, questo è il nostro lavoro, è un po' pericoloso, ma eccoci qua, ci siamo. Questo è il Courts Center. Abbiamo già fatto qualcosa del genere in LSPDFR, me lo ricordo adesso, che siamo proprio venuti qua al Courts Center e dovevamo portare qualcuno, ed eccoli qua, ragazzi, tutti gli altri. Possiamo parcheggiare di fronte allo standby, abbiamo già tutte le auto pronte, e come vedete addirittura c'è un'auto proprio con la bandierina italiana, una cosa pazzesca. Quindi come vedete abbiamo tre BMW uguali 540i, che sono quelle che ci danno a disposizione, e poi naturalmente l'Audi A8 di cui vi stavo parlando. Apparentemente questo VIP si chiama questa volta Michael De Santa ed è un producer cinematografico. Possiamo fare, vediamo, possiamo scegliere naturalmente l'Audi A8 e tutti i nostri veicoli. Possiamo richiedere un elicottero, ma non penso che per un produttore televisivo o di film eccetera eccetera serva un elicottero. Come vedete ci sono anche i carabinieri volendoli. Per il resto siamo praticamente tutti pronti. Aspettate che mi tolgo un attimo di mezzo qua, perché c'è quest'auto che veramente, poi ve la faccio vedere meglio l'Audi A8, non so se riesco a già ora. Attenzione anche ai carabinieri che stanno passando di qua, giusto giusto di qua. Vediamo di scendere un attimo dall'auto, che voglio vedere esattamente tutte le informazioni. Guardate che bella, questa è una nuova A8L, credo, nuova nuova di pacca. Guardate qua, FW682RP, incredibile, A8L. Non avviciniamoci troppo, come vedete finestrini oscurati, assolutamente blindata naturalmente, bandiera italiana che indica appunto, anzi fissa, vedete, rigida, bandiera rigida italiana. E molto bella comunque, devo ammettere, veramente bellissimo come hanno fatto quest'auto, ed è quella del presidente. Adesso non so per quale motivo la usa il producer, ma si vede che ce ne sono tante di queste auto qua, che vabbè, effettivamente paghiamo con le tasse noi contribuenti, ma è così che funziona per ogni paese, e quindi un motivo c'è e vale la pena. Guardate anche un Rolls Royce, ma non penso che abbia nulla a che fare con noi. Io direi invece, ragazzi, che noi possiamo validare tutto quanto qua, possiamo dire di iniziare, perché siamo noi ovviamente che stiamo davanti, quindi dobbiamo aspettare il VIP e siamo noi che gestiamo tutto il convoglio. Quindi dobbiamo andare alla Maze Bank, ricordiamoci, Maze Bank, eccolo qua, appena uscito il VIP, Michael De Santa. Adesso
sta salendo all'interno dell'auto. Siete tutti pronti, signori? Tutti pronti, perfetto. Ci sono anche le sirene, sinceramente non vorrei che utilizzo le sirene, ma ok, va bene, se utilizzate le sirene va bene lo stesso. Cerchiamo di fare più velocemente possibile. Quindi, come vedete, abbiamo utilizzato tutti i lampeggianti, gli altri anche le sirene, li farò togliere per la prossima volta. Comunque, in alto a sinistra ci dice quanto manca. Attenzione che siamo già rimasti bloccati, aspettate qua. Ok, che l'auto si è già, ecco, bloccata lì, probabilmente per qualcuno che faceva, non lo so, il parcheggio o qualcosa del genere. Come vedete, noi siamo davanti, in testa, e stiamo portando gli altri con, lo vedete dalla minimappa, quella stella nera con il contorno bianco, quello è effettivamente il VIP, quindi ci stanno proprio dietro. Adesso un po' acceleriamo, un po' freniamo, l'importante è che siamo sempre tutti quanti, e come vedete siamo tutti quanti, veramente una cosa bellissima questa, un convoglio italiano eccezionale, che mi pare che l'abbiamo fatto tempo fa, ma non l'abbiamo mai fatto italiano, quindi questa volta veramente ne vale la pena, perché guardate che bello che è. Attenzione, ecco, vedete che tipo questi veicoli qua che si fermano perché sentono le sirene, per questo motivo che non vorrei le sirene, come vedete ci rallentano parecchio, devo ammettere, quindi ok, bene, ok, sono riusciti a passare oltre, perfetto, noi continuiamo. Attenzione, c'è un coniglietto sulla strada e lo stiamo per... l'avete preso voi, pazienza, l'hanno presa loro. Comunque ragazzi, la 8 dovrebbe avere anche la guida autonoma, quindi tecnicamente attenzione che sono rimasti bloccati probabilmente per il coniglietto, qualcuno gli sta facendo la rianimazione bocca a bocca. No, ok, sono arrivati, perfetto, continuiamo il convoglio perché non possiamo perderci pezzi da nessuna parte, perché potrebbe essere il momento in cui ne approfittano e ci vengono addosso, magari ci sparano, oppure entra qualche veicolo non autorizzato in mezzo al convoglio. Comunque giriamo qua a destra, vediamo la Maze Bank di raggiungerla più breve possibile. L'importante è che ci sia l'auto del VIP dietro di noi, del VIP, e poi gli altri. Quanti coniglietti ci sono per strada oggi? È una roba incredibile. Oh, è l'area. Stiamo frenando e accelerando continuamente e il convoglio si sta un po' bloccando, quindi cerchiamo di mantenere un'andatura abbastanza normale. Fermiamoci al rosso, anche se in realtà potremmo anche non fermarci al rosso, abbiamo le sirene, abbiamo tutto, vedete, si fermano gli altri per noi. Passiamo e basta, passiamo e basta, dai, forza, bravissimi, 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 così, così almeno stiamo andando un po' avanti, facciamo nel più breve tempo possibile, perché se hanno chiamato così tante pattuglie, così tante volanti, probabilmente un motivo c'è, hanno paura di qualcosa sicuramente, quindi passiamo col rosso, benissimo. Vedo qualcosa a sinistra, ho visto qualcosa, attenzione, 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 spari, 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 attenzione, spari, blocchiamo, blocchiamo il VIP, blocchiamo il VIP, mettiamolo al sicuro, il VIP, al sicuro, deve essere al sicuro, preso, 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 un colpo preso, un colpo preso, signori, signori, a posto, signori, a posto, basta, basta, è a posto, è a posto, è a posto, è a posto. Ah no, ce ne sono due di volanti qui, sparano, uno solo, no, è ancora vivo, è ancora vivo, era all'interno di questa auto, di questa Mazda qua, l'abbiamo fermato correttamente, possiamo togliere le sirene adesso. Ok, signori, 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 è tutto a posto, signori, basta, è tutto a posto, è tutto a posto, tornate sulle vostre volanti, non lasciate mai incustodita l'auto principale, per favore, grazie mille, benissimo, torniamo, adesso ci penserà un'ambulanza, chiamiamo un backup, chiamiamo un'unità MS locale, dovrebbe arrivare un'ambulanza nel più breve tempo possibile, intanto se voi riusciste a tornare verso di qua sarebbe cosa gradita, perfetto, perché non possiamo assolutamente lasciare. Ok, gli altri stanno facendo un giro di ricognizione, noi invece assicuriamoci che il VIP arrivi sano e salvo a casa. Come vedete, apparentemente questo VIP, ecco qua, è arrivata l'ambulanza, noi continuiamo a portare invece lontano il più possibile il nostro personaggio pubblico qua. Stiamo avanzando, tra poco potremo fare una svolta a sinistra e dovremo quasi esserci alla Maze Bank. Vediamo di togliere... caspita, è sparito. Caspita, non mi piace questa storia. Non mi piace per niente questa storia. Forza, signori, qua, dai, dai che manca poco. Caspita, manca poco, non si vedono neanche le banche. Ok, dai che manca poco, manca poco. Diamine, chi è quello? Wow, contro l'auto del... wow, contro l'auto del, del VIP. Via, via. Caspita. Ok, 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 ok. Che diamine è quello? Camber Gang. Che cos'è? Una Camber Gang. Diamine, dobbiamo... via, 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 via qua, via qua. Ok, se ne stanno andando, se ne stanno correndo via. Il VIP è salvo, apparentemente. Il VIP è salvo. Ripeto, il VIP è salvo. Ci... dobbiamo andare sopra, dobbiamo andare sopra. Caspita, dobbiamo andare sopra. Mamma mia, questa storia è grave. Questa storia è grave adesso. Facciamo un'inversione velocemente. Un'inversione qua, 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 qua. Forza, forza, forza. Com'è, 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 signori? Dobbiamo imparare dalle improvvisazioni. Ehi, che diamine sta facendo quell'autista? Vieni con me, ho detto. Qua, qua. Ehi, cosa sta facendo? Ok, scusatemi, scusatemi. Sì, 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 sono contromano. Scusatemi, ehi. Sì, sì, e non lo vedete che sono un agente. Fermi, fermi, fermi tutti, fermi tutti. Ha fatto il giro, ha fatto il giro, ha fatto il giro. Dovremmo esserci, dovremmo esserci. Ok, eccolo lì, perfetto, perfetto. Oh, ok, parcheggiato perfettamente, benissimo. Adesso possiamo rimetterci dritti, mettiamoci dritti, dritti, perfetti. Ecco qui, aspettiamo il resto del convoglio, perfetto. Dobbiamo rimanere vicini al VIP, dobbiamo lasciare il veicolo e rimanere vicini al VIP. Prendiamo la pistola perché controlliamo che entri correttamente all'interno della banca qua, della Maze Bank.
che non ci siano cose strane. E comunque questi, veramente le sirene mi stanno dando più che i nervi, peggio ancora. Ma vabbè, per il prossimo gli diciamo di togliere le sirene, perché stanno veramente facendo un casino immane. E dovremmo quasi esserci, è quasi entrato all'interno della banca. Sembrerebbe essere andato tutto ok comunque, bene o male. Bene o male tutto ok. Ok, missione completata, abbiamo trasportato il VIP con successo. Adesso l'auto, l'Audi A8 se ne va. Non so perché ha la portiera aperta, ma se ne va. E noi possiamo tornare dove eravamo e magari anche un riavvio, perché come vedete non vedo neanche più i grattacieli. Oh, una bella pausetta, ci stava una bella pausetta, perché qua questo lavoro qua veramente stressa, eh. Avete visto, abbiamo avuto dei problemi alla prima ondata qua, le chiamo ondate perché sì, è praticamente quello, e abbiamo avuto due ondate in quella l'altra volta lì. Era bello ricercato quel Michael De Santa, avete visto, veramente bello ricercato. Oh, è arrivata un'altra chiamata, accettiamola, perfetto. Dobbiamo andare all'Arcadius Center apparentemente. Arcadius Center, 2,20 km siamo all'Arcadius apparentemente. Allora, non ricordo neanche che cos'è l'Arcadius, ma mi pare che non ricordo molte dei posti che ho detto finora, quindi boh, proviamo qua a destra. Ok signori, siamo di nuovo in centro ed ecco qua la scritta Arcadius, quindi mi ha portato qui semplicemente il navigatore, ma adesso devo capire esattamente dove. No, invece era di sotto, diamine, perché mi dice di sopra se è di sotto? Vabbè, non c'è nessuno apparentemente, mettiamo un attimo i lampeggianti, ma non è un problema perché effettivamente, ok, qua a sinistra, benissimo. Allora ragazzi, attenzione che non... c'è addirittura un altro... Che cos'è questo? Polizia locale. Ah, con il furgoncino merce, bellissimo. Ok, eccoci qua arrivati ragazzi, benissimo. Allora, prendiamola... No, prendiamola giusta, va. Ormai ero contromano praticamente per metà del tempo, ma va bene. Prendiamola qua, andiamo a sinistra. Eccoci qua. Bene, stessa situazione di prima, stessa identica. Non so dall'Arcadius che cosa esce. Ah, ok, Matteo Salvini, benissimo. VIP job, membro del Senato della Repubblica. Ok, escort type, lasciamo il VIP, ovviamente. La limousine la lasciamo uguale, tutto il resto lasciamo uguale, preciso preciso, sputato sputato, direi che possiamo partire. Ok, eccolo qua, sta entrando, vedete Salvini, oh mio Dio, sta entrando all'interno del veicolo, benissimo. Ok, direi che siamo pronti, adesso aspettiamo semplicemente che ci diano il via e possiamo partire, speriamo bene questa volta. Ok, benissimo, ci hanno dato il via, dobbiamo portare il team allo Santos Golf Club, quindi a giocare a golf, veramente a giocare a golf. Ok, a giocare a golf, benissimo, aggiudicato. Allora andiamo qua a destra, facciamo una svolta veloce a destra, attenzione, quella era brutta. Non so se l'avete vista, hanno messo sotto qualcuno, mi sa. Sì, stanno mettendo sotto un po' di gente. Aspettiamoli un attimo che siano tutti pronti. Perfetto, le sirene comunque ancora non l'hanno tolte. Mannaggia a loro, c'è tutto, sì, ci sono tutti. Siamo tutti, Salvini al sicuro, sì, dovrebbe essere al sicuro, benissimo, continuiamo ancora dritti. Attenzione a questo pick up qua davanti, che non faccia scherzi, che non faccia scherzi. No, bravissimo, è rimasto esattamente fermo dove dovrebbe essere, benissimo. Noi stiamo andando, perché se quella svolta non mi è piaciuta. Ma ok, è andato dritto, benissimo. La bandiera italiana ce l'abbiamo, abbiamo tutto. Il veicolo è sempre lo stesso, è perfetto. Guardate che bello, veramente incredibile. E se riusciamo a fare quello che siamo venuti qua per fare, senza troppi problemi, senza intoppi, magari, cioè insomma, magari a Salvini non vo... cioè non si mettono a fare attentati o roba del genere, spero ben. Che caspita, quella sarebbe una roba da notizie. E mi sa che ho parlato troppo presto perché... Ok, no, forse no, forse no, stanno... Wow! Ok, caspita, questa è stata brutta. Hanno messo sotto completamente apposta, non so se l'avete visto perché proprio sono andati sul marciapiede a metterlo sotto apposta. Comunque facciamo una svolta a sinistra, attenzione che questa piazza è piuttosto grande, potrebbero esserci di tutto e di più, ma sembra che stiamo andando benissimo in convoglio, completamente attaccati, perfetti perfetti ragazzi, bello, mi piace tantissimo così, molto molto bene, molto molto bene, stiamo andando molto molto bene, benissimo, siamo ancora tutti interi, sì, stiamo rallentando un attimo. Perché gira a sinistra? No, svolta sbagliata signori, svolta sbagliata signori, io sono qui, ehi, oh mio Dio, caspita 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 caspita, mettiamo le sirene un attimo anche noi, perché se è fermato lì non ne ho idea. Ehi, che diamine stai facendo? Autista, vieni con me, seguimi. Qua devi svoltare, qui, bravo, svolta qui. Segui me, non fare di tue iniziative, tue cavolate che stai facendo. Fai retromarcia, forza, qua. Guarda che ti licenzia e poi è Matteo Salvini. Dai, muoviti. Ok, perfetto. Oh là, benissimo, bravo, vieni con me. Guarda che devi fare la svolta di qua. Non so perché non ti piaceva questa strada, ma devi fare questa. Ok, allora, continuiamo. Siamo quasi arrivati, 300 metri e siamo arrivati. Dovrebbe essere tutto il campo per lui, sinceramente. Quindi non dovrebbero esserci problemi su quel lato. Mettiamo la freccia a destra. Vabbè, con i lampeggianti la freccia è anche abbastanza inutile. Siamo tutti perfettamente perfetti. Sì, facciamo entrare tutto il convoglio. Uno alla volta, forza, dentro, dentro il golf club, forza. Uno alla volta, avanti signori, avanti. Facciamo così. Seguiamo, attenzione qua al bugigattolo del... attenzione ai cerchi, bravissimo, benissimo. E lo possiamo portare finalmente qua. E dobbiamo parcheggiare esattamente sul punto. Come vedete ci sono un po' di persone, un po' di golfisti. E noi invece dobbiamo portare... eccolo qua, il... perfetto. Ok, benissimo, fatto ragazzi. Fatto, 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 attenzione. Cosa diavine, ho appena assistito a un furto o è una mia impressione? Vedo che ci sono le... non è possibile che fanno un furto con queste sirene che si sentono così forte. Si mettono a rubare una macchina. Poi ho visto uno scappare. Boh.
boh, vabbè, non è la nostra giornata per fare queste cose, ragazzi. Quindi, bene, noi ce ne possiamo andare, anche loro se ne vanno. Salvini è al sicuro all'interno del golf club e noi siamo praticamente a posto. Come vedete, un sacco di persone arrivano qua. Finalmente hanno tolto quelle cavolo di sirene e possiamo aspettare magari qualche altra chiamata. Non so se arriverà subito o ci metterà un po', ma vedremo. Ok, signori, allora dobbiamo portare qualcuno dal Galileo Osservatory, quindi dall'Osservatorio Galileo, a Richard Majestic, che dovrebbe essere un hotel. Accettiamo la chiamata. Quanto manca? 3,62 km. Ci vediamo appena siamo arrivati lì. Vediamo esattamente chi è il VIP e dove lo dobbiamo portare. Beh, facciamo l'ultima. Questa direi che è l'ultima che concludiamo, va? Ok, allora qui a destra, ragazzi, dopo tutto questo mi sa che dobbiamo portare veramente l'auto dal carrozziere, perché è veramente piena di segni ora. Cioè, da tutti gli inseguimenti, da tutte, cioè, inseguimenti neanche tanto, perché è andata abbastanza tranquilla, ma dai cancelli, da tutte quelle robe che siamo andati contro e abbiamo avuto problemi, che, ragazzi, vi giuro, dobbiamo portarla a far levigare, ben ripitturare. Perché, allora, qua a sinistra, dove ci stanno i carabinieri, andiamo a stargli un attimo dietro. Attenzione che stanno dando la precedenza. Quasi bravi, quasi, perché è uno stop, ci si ferma in realtà, ma non lo fa praticamente nessuno. Vediamo di superare tutti, perché abbiamo qualcosa di leggermente più importante da fare. Vediamo chi dobbiamo prendere questa volta e se sono di nuovo lo stesso convoglio di sempre, ma credo di sì, perché è quello, così funziona, quindi quello dovrebbe essere. Ed eccoci qua. E sì, effettivamente così facciamo un giro completamente. Vedete, siamo sempre 4 auto, quindi qualcuno è qualcuno di leggermente più importante, anche perché lo vedete esattamente da come siamo messi. Ok, VIP Sergio Mattarella. Bene, me l'avevano detto che effettivamente sarebbe arrivato. Presidente della Repubblica Italiana. Escort normale, solito limousine, solito tutto. Lasciamo tutto così. Richiedere elicottero? No, perché ho visto che tanto è uno spreco di soldi più che immane, quindi validiamo e basta. Ok, eccolo lì, ragazzi. Vedete, c'è Mattarella che sta perfetto. Ok, vediamo appena entra e siamo pronti. Uff, questa è pericolosa. Questa è veramente, ragazzi, questa è probabilmente la persona più importante che abbiamo portato finora. Ok, salito a bordo del veicolo, siamo pronti. Benissimo, abbiamo un po' di strada da fare. Abbiamo 3 km da fare, vediamo se mi stanno dietro. Sembrerebbe di sì, credo di sì. Non sono ancora partiti, non so per quale motivo. Probabilmente sta parlando con il presidente. Ok, perfetto, benissimo, ok. Fatto un'inversione in tutta tranquillità, non c'è fretta, eh. Siamo già bloccati, non ci credo. Allora, facciamo le cose più in semplice, perché si vede che una manovra del genere non hanno il cervello per farla, bene. Allora, signori, venite qua, seguite me. Forza, ce la fai a seguirmi? Venire dritto, ce la fai a venire dritto? Sei completa... Bravo, vieni dritto, ok. Lo so che lo devi prendere con calma. So che probabilmente stai parlando col presidente, probabilmente stai pensando 50.000 cose contemporaneamente, ma tranquillo, tranquillo, vieni qua. Bravissimo, perfetto, così lo riesci a pensare meglio, a rigurgitare meglio come idea. Bene, era tanto difficile? No, non mi sembra tanto difficile. Bene, continuiamo il nostro tragitto, quindi lo dobbiamo portare. Oh mio Dio, mi sono già dimenticato, ragazzi. Oh, caspita, io sono quello che deve guidare tutti. Allora, era dall'Osservatorio Galileo oh mio Dio. Ah, sì, giusto, a Richard Majestic. Perfetto, sì, mi sono completamente scordato, ma che è l'hotel, credo sì. Dovrebbe essere l'hotel Richard Majestic, perfetto. Quindi andiamo lì, probabilmente ha qualche conferenza da fare o qualcosa lì. E quindi, ok, benissimo, sono tutti dietro, bene. Qua dobbiamo veramente avere un occhio in più. Abbiamo già 50 occhi di solito, ma questa volta dobbiamo avere un occhio ancora in più, quindi 51 occhi, perché, wow, le ha chiesto il presidente di guidare così, non ne ho idea, ma comunque acceleriamo un po', apparentemente vogliono un'accelerata minima. Diamine, sbandando completamente, ma ok, qua a sinistra, signori, bene, wow. Ok, il fuoristrada non mi pareva molto previsto, ma se è andato dritto alla curva un motivo c'è. Spero che non sia perché ha perso completamente. Vabbè, comunque, in ogni caso, andiamo qua a sinistra. Bene, adesso stiamo passando in una zona ad alta densità di abitazioni, insomma, quindi magari un occhietto in più lo buttiamo anche a destra e a sinistra, anche se dubito che facciano qua magari un attentato se devono farlo, perché magari la fanno di più dove non c'era nessuno lì, o in autostrada o in strade o ponti o robe del genere. Ma per fortuna nel nostro tragitto non ci sono ponti e per ora sembrerebbe andare tutto correttamente, tutto perfetto. Perfetto, abbiamo esattamente dietro il presidente, quindi non è troppo un problema. Speriamo che Mattarella, insomma, non smuova certe... avete visto che driftone che ha fatto quella... il convoglio... Oh mio Dio, cioè gli stiamo tirando giù un rally che è impazziti, veramente, tutti impazziti. Ok, comunque passiamo dritti. Attenzione, siamo perfettamente un convoglio perfettissimo. Questa volta andiamo ancora dritti, che non dovrebbe mancare tanto a Richard Majestic ormai. Attenzione, attenzione, che se no non ci sentono, le utilizzo io stavolta le sirene. Qua, in questi casi rari, può essere utile, se no, no, magari, ok. Poi a destra e abbiamo praticamente finito. Ci sono un po' di G-Wagon in giro, un po' di taxi, un po' di Porsche. Ok, andiamo qua a sinistra. Ok, qua a sinistra, signori. Si sta di nuovo succedendo un bel problema qua della polizia locale. Dai, prima che crash, signori. È già crashato 6 volte oggi, vi prego, non fatemelo. No! Ma perché devi fare così? Dai, su, dai, ti aiuto. Vieni qua. No, sì, bravo, vieni qua. Adesso hai fatto venire una BMW lì, un M4. Aspetta, vai. Voi andatevene via, per favore. Facciamo come un puzzle, come te.
Ace, dai, voi ve ne andate via. Bravi, anche tu, forza, avanti tutti, dai. Dai, tu con i neon sotto blu, forza, muoviti, ehi. Mannaggia la miseria. Allora, bravo, smuoviti un attimo tu. Ok, effettivamente devi poterti smuovere. E c'è quello lì che si è impaurito, probabilmente con la BMW è rimasto lì fermo. Aspettate, lo faccio spostare, va. Dai, signori, manca poco, dai, forza, forza, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Mancano due incroci e ci siamo. Questa è stata stranamente facile, vi giuro. Cioè, probabilmente Mattarella, non lo so. Forse non è un bersaglio così, non lo so. Ma è stata proprio facile, finora non ha... Nessuno ci è venuto addosso, che finora tutte quelle che abbiamo fatto prima invece continuamente avevamo auto e gente che veramente... Ma invece questa volta no, come dovrebbe essere uno di questi convogli. Quindi adesso siamo praticamente arrivati, non era l'hotel Rijard Majestic, mi sono sbagliato io, apparentemente è questa zona qua. Attenzione, perché siamo... Ok, perfetto, si era rimasta un po' indietro, un attimo indietro. Ok, almeno l'importante è avere due macchine, ok? Semplicemente, gli altri è uguale se fanno un'altra strada. Hanno scelto tutti strade diverse apparentemente per arrivare allo stesso punto. Ma devo capire esattamente dove si trova quest'area, che credo che sia qua dentro. Siamo qua per portare Sergio Mattarella. Grazie mille, se mi fa passare bella la sbarra. Diamine. Ah, hanno fatto l'altro giro perché sono passati dall'altra. Intelligenti, bravi, bravi. Perfetto, ci siamo. Benissimo, parcheggiamo l'auto qua. Tranquilli, abbiamo bloccato tutte le uscite e tutte le entrate. Benissimo, adesso Mattarella può... Che cavolo sta facendo quello? Non ne ho la più pallida idea. Adesso Mattarella può entrare all'interno dell'edificio, che probabilmente, non lo so, per un film o chissà cosa. Ok, è entrato, benissimo. Missione completata, è trasportato il VIP. Bene, che diamine, si è sbloccato quel tipo. Incredibile, non ne ho la più pallida idea, ma va bene. Direi che terminiamo qua questo episodio. Mettiamoci dietro questo cielo perfettamente qui, ragazzi. E direi che possiamo terminare questo episodio. Grazie a tutti della visione. Mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi per nuovi episodi su LSPDFR, ma soprattutto sulla data del prossimo episodio, del primo episodio della vita reale stagione 4. La data e le informazioni e soprattutto il retroscena si trovano sul mio Instagram, che è qua sotto in descrizione. E niente, grazie a tutti ragazzi, arrivederci.